Buonasera, buonasera, benvenuti alla puntata 2506 della Domenica Sportiva e soprattutto benvenuta alla Juventus, campione d'Italia per la 27esima volta, collegata in diretta da Torino. Buonasera e complimenti a squadra, dirigenti e tecnici. Un bel applauso nuovamente dallo studio di Milano alla Juventus. Vorrei chiedere a Luciano Moggi com'è stato questo campionato, come lo giudica? Hai sentito il commento della trompa? Non ho sentito. Ripetete? Tutti zitti. Beh, il campionato è stato bello. Non quando si è sentito comunque. Quando si chiude un campionato con, adesso non è che sia finito, però con un vantaggio che alla penultima giornata è quello che abbiamo noi, credo che la Juventus abbia dimostrato di essere un qualcosa in più. Abbia dimostrato di essere una squadra che sa vincere, ha voglia, ha l'anima per vincere, tutti contenti, fanno l'applauso questi ragazzi. Quindi sì. Il problema adesso, guarda, anzi colgo l'occasione per, visto che abbiamo le immagini dell'avvocato Agnelli, questo è un momento diciamo importante, e lo scudetto è dedicato alla famiglia Agnelli, ovviamente alla figura dell'avvocato scomparso, che ci avrà sicuramente guardato dall'alto e protetto. È stato un campionato dove ci siamo dovuti difendere, perché essendo primi in classifica ci dobbiamo difendere da tutti quanti, da quelli che in pratica devono difendere i mancati risultati e che aspiravano magari a vincere e non ci sono riusciti. È tutto un qualcosa che sostanzialmente dà a noi però quello stimolo per fare sempre meglio. Quindi un campionato fatto su misura per la Juventus, è perché le caratteristiche della Juventus sono quelle di combattere, di cercare sempre la vittoria, e c'è riuscita. Complimenti a tutti quanti. Io vorrei chiudere dicendo che abbiamo parlato noi dirigenti tutto l'anno, adesso è giusto che la parola vada protagonista. Certo, vorrei fare la prima domanda a Marcello Lippi, diciamo all'allenatore del secondo scudetto consecutivo, ma il quinto per lui. L'ultimo è sempre il più bello proprio perché l'ultimo, oppure non lo so, questa è la prima domanda che gli voglio fare. No, l'ultimo è, per quanto riguarda noi, che è il quinto per buona parte dei giocatori che sono qua e dei dirigenti anche. Secondo me la importanza che assume il quinto scudetto è eccezionale, perché vincere è difficile, rivincere è difficilissimo, figuriamoci vincere una terza, una quarta e una quinta volta. Ci vogliono delle caratteristiche eccezionali da parte di, soprattutto dei giocatori, ma di tutti. Nella copertina che abbiamo visto proprio in apertura della Domenica Sportiva, quando sono passate le immagini dell'avvocato Gianni Agnelli, ho sentito dire da Marcello Lippi grande, è anche grande il vuoto che si sente in questo momento, proprio che è un momento di grande gioia per la Juventus, però c'è il rammarico che lui non possa viverlo, comunque lo viva da un'altra parte. Lui lo vivrà da un'altra parte, vivrà dentro di lui, vivrà questo grande desiderio che lui ha sempre espresso a me e penso anche a tutti gli altri con i quali parlava telefonicamente e anche quando veniva a trovarci. Lui ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto tanto la terza stella sulla maglia. La terza stella sulla maglia significa altri tre scudetti. Ci vuole grande impegno. Moggi, quanto ci vorrà di tempo per prendere questa terza stella? Quanto ci vorrà non lo so. Io... Perché voi comunque la famosa triade della Juventus, Bettega, Giraudo e Moggi, da quando è arrivata la Juventus ha vinto il 50% degli scudetti possibili. Di più? Come il 50%? No. La cosa più complicata, sai qual è? È combattere con voi. Perché... Ecco. La cosa più complicata è combattere con voi. Perché noi siamo tutti i giorni sulla difensiva, dobbiamo difenderci dalle notizie che tirate fuori. Questo è un qualcosa in pratica che potrebbe complicare, ma noi non facciamo caso. Però non è un andiamo problema avanti. Che riguarda soltanto voi, non è che ce l'hanno tutti voi. No, siccome noi solitamente riusciamo anche a vincere qualche volta, ovviamente quelli che vincono hanno sempre qualche problema in più, però noi andiamo avanti così, non... Bettega e l'avvocato Chiusano, mi stavo dicendo prima che sono i più vecchi bianconeri, sottolineiamolo bene, presenti questa sera. Ricordiamo che c'è tutta la squadra
al completo con noi e c'è tutto quanto lo staff tecnico, sanitario, magazzini, ci sono tutti quanti, anche l'indimenticabile Romeo, mi hanno detto di citarlo perché altrimenti si arrabbiava. Avvocato Chiusano, lei assieme a Bettega è tra i più... più vecchio juventino e quindi voi non dimenticate il passato ma già pensate al futuro. Beh, questo sì, certo, però ahimè sono più vecchio di lui, questo è anagraficamente. Comunque sì, certo, sono tantissimi anni che sono nella Juventus, però ogni scudetto è sempre come fosse il primo, è una grande gioia e una grande soddisfazione. È una grande soddisfazione, se mi passate il microfono io vorrei sentire da Alessandro Del Piero che significa, perché si dice che ogni scudetto è storia a sé, questo per esempio che storia è? Bella sicuramente, però? Beh sì, insomma, è difficile farla brutta, è bella, bellissima, insomma, abbiamo vinto con 3 giornate di anticipo, cioè la terza, era per terz'ultima. Sì, vabbè. Vabbè, roba lì. E boh, facendo un giro di ritorno strepitoso, perché comunque abbiamo fatto un giro di ritorno fantastico, secondo me. Sono ancora pronto, e vinto soprattutto meritatamente. L'ha vinto tutta quanta la squadra, non diciamo le solite frasi, tu hai vinto un tuo scudetto particolare o personale, comunque no, c'è stato un grande riscatto di Del Piero, un ritorno fondamentale per questa squadra. Ma io sono contento di aver fatto comunque una buona parte, la mia parte, insomma, però c'è da sottolineare sicuramente tutto l'impegno e tutti i giocatori, perché a turno purtroppo siamo stati fuori per infortunio o altro, un po' tutti, per cui chi è entrato ha fatto sempre tanto molto bene, insomma. Bene, bene, allora c'era una domanda di Beppe Tassi a Ferrara, se non vado errato. Sì, ecco, vorrei chiedere proprio a Ferrara, che è quello che impersona bene la voglia e la smania di vincere della Juve, perché ha messo in fila ben 7 scudetti, visto che ci aggiunge anche 2 del Napoli. Adesso quali sono i suoi traguardi personali e quelli della Juve dopo questo bel record? I miei compagni mi chiedono di smettere già da un pezzo, però credo che la voglia e il fatto comunque di giocare in una grande squadra mi dà gli stimoli per andare avanti e per continuare a vincere. Qui mi prendono in giro. Chi è che però... ti prende in giro? Fai i nomi, fai i nomi. Prese Del Piero. Credo che, insomma, per me è un grosso risultato. Molto mi aiuta naturalmente anche la squadra, che comunque è una squadra di vertice. Senti Ciro, Ferrara, senti, mi ha detto Sacchi che ti vuole al Parma. Non è la prima volta, mi sembra, eh? Non mi sembra sia la prima volta. Devo dire che qui mi hanno trattenuto a forza, ma oggi non c'è stato verso. Sono stato incedibile inizio stagione. Oh. E quindi ho visto. Penso poi di aver ripagato nella giusta maniera. Però mi ha fatto molto piacere che comunque il mister avesse ritenuto Ferrara un giocatore ancora valido. Ho visto un bel quadretto, c'erano Thuram e Buffon che erano insieme abbracciati. Scusate, allora, scusate, sì. Carlo, scusa, volevo scusa, darti scusa, proprio la parola. Massimo, sì. Ha parlato Ferrara. Dunque Ferrara ha avuto una fortuna nella vita, conoscerà noi, io me lo porto a carro da una serie di anni, lui dice che ha vinto i campionati, li abbiamo fatti vincere noi, e lui è fortunato perché nella vita... Non è vero, diciamo la verità, che la prima volta che il direttore è riuscito ad andare in Europa a giocare una partita è stata grazie al Napoli. Sì, mi ha pagato il biglietto. Grazie a noi. No, volevo chiedere, vabbè, visto che parliamo di Ferrara, di difesa e tutto quanto, cioè a Buffon, Thuram, cioè la difesa della Juventus rimane uno degli aspetti e dei reparti più forti della squadra, nonostante che ogni anno si dica magari che è il reparto anziano, che sarebbe da migliorare. Ecco, allora anche lì è una reazione anche alle eventuali critiche, oppure è la grande forza di questo pacchetto arretrato? Vabbè, decidete, fate testo croce. No, non fare brutta figura. No. Dai Gigi, pensaci tu, dai. No, credo che insomma, bene o male, anche se gli anni passano, credo che a nostro favore giochi l'esperienza, no? E ormai la buttiamo su esperienza, visto che fisicamente magari abbiamo dei problemi, credo che...
con un po' di mestiere, insomma, tiriamo avanti. Oh, so che c'è anche C'è Buffon, è l'unico che non ha fatto gol nella Juve quest'anno, mi sembra. Sì, su 15, è vero. Deve migliorare Buffon. Buffon, mi sembra che sia stato l'unico a non far gol quest'anno, eh? Sì, è vero, però non si sa mai, non è ancora finito. Bene, allora i complimenti a questo punto li facciamo a tutti quanti. Grazie naturalmente alla Juventus di essere stata con noi. Complimenti ancora e facciamo un grande in bocca al lupo adesso, anche se qualcuno è, per mercoledì, per la sfida, la grande sfida con il Real Madrid. Grazie, buonasera a Torino, buonasera a Carlo Paris e alla Juventus. I Mancini chiedeva una Lazio che gli somigliasse molto sul piano della mentalità, una squadra capace di divertire, di dare spettacolo, invece niente è andato nel verso giusto in questa gara dell'Olimpico. Una Lazio dove è mancato molto il gioco a centrocampo, è vero che oggi mancava per assenza infortunio Liverani, però ci sono poche giustificazioni. La squadra è sembrata davvero al di sotto rispetto a quella che si era vista nelle amichevoli estive. Imbarazzante addirittura in difesa in molte occasioni, soprattutto Couto, in affanno, spaesato, e sarebbe troppo facile forse in questo momento dire il perché. Invece continua bene il progetto Chievo, questo progetto che va avanti, una squadra ben organizzata anche quest'anno in tutti e tre i reparti. Ma andiamo dentro l'Olimpico. Si comincia con uno striscione per ricordare che ormai una Lazio senza più giocatori simbolo, emozionato e sorridente Mancini al debutto sulla panchina biancoceleste dopo un passato ricco di vittorie da giocatore, uno scudetto, 5 coppe e una supercoppa di Lega come vice di Eriksson. Ma il primo avversario è il Chievo, la squadra rivelazione dello scorso campionato. Arbitra Messina di Bergamo. Cominciamo al terzo minuto, punizione di Birov, cade in area ma è punizione contro, rischia il giallo per la simulazione, quest'anno arbitri più severi, Messina lo richiama. Poi al quarto Franceschini, Birov, velo di Perrotta, poi Marazzina, ancora Perrotta, entra bene, palla a fil di palo. Bene subito il Chievo ma anche la Lazio, Fiore, cross poi di Lopez e il gol di Simeone al sesto minuto. Ecco la gioia del centrocampista argentino, uno dei punti di riferimento del passato della squadra biancoceleste. Le proteste comunque del Chievo per la posizione di Simeone, ma il fuorigioco sembra non esserci, quanto è Moro a tenere in posizione regolare l'argentino. Come andiamo a rivedere in queste immagini rallentate. Al decimo Marazzina rovescia questo bel pallone per Birov. Saltato Couto, pallonetto, la porta è sguarnita, salva Pancaro che si sostituisce a Peruzzi. Buon Chievo e 4 minuti dopo pasticcia Oddo su Cossato, bell'incrocio davanti l'area con Marazzina che prende in velocità Stam e chiude Peruzzi, e dall'azione del corner, non si vede il corner, il gol del pareggio del Chievo, danna il capitano, infila Peruzzi, pareggio meritato comunque per la squadra di Del Neri. Ecco ancora il pareggio di Lani. Poi Fiore, ottimo qui il taglio per Stankovic, è troppo alta la retroguardia del Chievo, cross sul secondo palo, Oddo si aggiusta il pallone, prova a rientrare ma trova il muro dei difensori, sfuma così. Al 34esimo, punizione di Corini, svetta bene Birov e prodezza di Peruzzi, ma Lazio sempre in difficoltà sulle palle alte. Poi questa punizione di Stankovic, radente il palo. Centrocampista serbo, uno dei giocatori più importanti per Mancini. 41esimo, Stam recupera un buon pallone, il cross ed è la mezza rovesciata di Stankovic a finire sul palo interno, davvero sfortunato. Andiamo a rivedere il bel gesto atletico. Un minuto dopo, Lazio ancora pericolosa, corner di Lopez, sponda di Stankovic e poi Pancaro a sfiorare la traversa. 1-1 al termine del primo tempo e Lazio che torna in campo nella ripresa con l'argentino Sorin al debutto, al posto di Oddo. Terzo minuto, gran lancio di Fiore per Lopez che si invola, trova anche il sinistro ma il tiro è centrale e debole, para Lupatelli. Un minuto dopo, è già buona qui l'intesa tra Marazzina e Birov, Chievo in vantaggio, 2-1 sulla Lazio al quarto minuto con Couto che abbiamo visto in netto ritardo, andiamo a rivedere infatti. Ed ecco la rete di Birov che torna alla grande nel campionato italiano. Qui poi c'è ancora un'occasione con Perrotta, sempre grandi spazi aperti nell'area laziale. 19esimo, cross di Lopez per la prima palla vera per Corrati, la trasforma in gol, gol dell'ex, ristabilita la parità 2-2 al 19esimo, ma è sempre per la Lazio una gara in salita, comunque bel gol di Corrati.
Infatti sei minuti dopo è ancora il Chievo a colpire in contropiede con Della Morte, subentrato a Franceschini, inutile il tentativo di recupero di Stam. Dunque la prima recita della Lazio Olimpico va malamente in archivio, sfuma su questo colpo di testa di Simone Inzaghi, una sconfitta con un Mancini piuttosto pensieroso e preoccupato. Ancora applausi invece al Chievo di Del Neri. Grande interesse per questa gara di Roma all'Olimpico. La Roma e i suoi tifosi desideravano dimenticare una settimana intrisa di delusioni. Si rivede Totti in campo fin dall'inizio. De Biasi cambia invece volto al Modena, che è stato sconfitto dal Milan al debutto. Esordio per Colucci. In avvio è già emozione. La profondità di Totti disorienta Maier. Il contatto in aria, l'arbitro Farina vede il fallo del difensore ed assegna il rigore. D'altra parte il replay evidenzia l'intervento di Maier su Totti. Sul dischetto va proprio il capitano. Conclusione potente e precisa. Al quinto la Roma è in vantaggio. Ballotta intuisce ma non riesce ad opporsi. Totti così può fare festa. La Roma, che ha il lutto al braccio per la morte di Lojacono, soffre l'impostazione tattica degli ospiti e soltanto al 26esimo esprime velocità. Montella ci prova ma Ballotta neutralizza. Minuto 39, il Modena non concede spazi. I giallorossi faticano e non poco. Battistuta, controllo e tiro, Ballotta c'è. Nel finale di tempo accade di tutto su un cross di Balestri. Emerson e Sculli saltano in aria, l'attaccante va giù. Farina considera irregolare l'azione del brasiliano e indica il dischetto del rigore. Le proteste sono immancabili, Panucci le esprime come non dovrebbe e l'arbitro estrae per lui il cartellino rosso. Giudizio difficile, azione molto simile a quella di Venezia-Roma dello scorso anno, quando Battistuta si meritò il rigore. Trasformazione affidata a Milanetto, che al 45esimo trova l'1-1. Poi l'intervallo sull'espressione stupida di Antonioli. La sintesi, curata da Pierluigi Bonelli, ci conduce al 12esimo della ripresa. Sulla sinistra Ponzo, forse controllo col braccio, ma è decisiva l'uscita bassa di Antonioli. Subito dopo l'abilità tecnica di Montella. Conclusione improvvisa, eccola, è perfetto il riflesso di Ballotta. Al quarto d'ora fuori Montella e dentro Tommasi. Capello, che aveva già operato il cambio Battistuta a Sartor, si cautela così. Minuto 28. Samuel si complica la vita. Antonioli prova a rimediare, ma Ponzo fa carambola e la palla si perde sul fondo. Capello non la prende affatto bene. 5 minuti più tardi il Modena concretizza la sua superiorità. Il taglio di Camara agevola lo scatto di Sculli, che avanza in aria, il tocco sull'uscita di Antonioli. Il gol del 2-1 del vantaggio si concretizza così. Lucidità e freddezza si combinano nel tiro di Sculli. La gente si arrabbia, c'è chi entra in campo. La reazione della Roma affonda le sue radici nell'orgoglio. Opportunità per Emerson, miracolo di Ballotta. Nel finale, punizione per i giallorossi, c'è il caos in aria. Palla per Totti, conclusione potente ma centrale Ballotta, è incredibile. Poi ancora Totti, mira però sbagliata e la gara si chiude qui. La luna e il sole, il freddo e il caldo. Gli opposti sono le due facce di Milan-Atalanta. Rossoneri che subiscono un netto 3-0 e rimontano imperiosamente fino al 3-3. La difesa dei professori stecca clamorosamente con il suo maestro indiscusso. Il tocco beffardo di Maldini si trasforma nell'autorete che dà il vantaggio alla squadra di Vavassori per una delle peggiori giornate del grande capitano. È capitato altre volte di andare sotto. Non riuscivamo a difenderci bene. Era una squadra nostra molto offensiva. E abbiamo preso dei contropiedi molto molto pericolosi, soprattutto nel primo tempo. L'Atalanta sfrutta il regalo al meglio, senza chiudersi in difesa, parte in velocità, in contropiede, di fronte a un Milan che risente del primo contraccolpo, anzi ne incassa un altro con Fausto Rossini, bravo a proteggersi e colpire. Il vantaggio dell'Atalanta è tutto meritato, perché il Milan appare in giornata proprio no. Il 3-0 ottenuto con il lancio di Doni, libero cittadino sulla fascia, e il colpo di testa di Rossini è risultato del tutto legittimo. Se ci avessero detto all'inizio che facevamo un punto saremmo stati tutti contenti. Abbiamo rischiato di farne tre, non ce l'abbiamo fatta, siamo contenti così. Infatti la stessa Atalanta conosce abbastanza il Milan per aspettarsi una reazione che non a caso ha i piedi, il cuore, la determinazione e la rabbia di Filippo Inzaghi, che non perde tempo neppure per esultare dopo il gol. La strada è ancora in salita e insidiosa.
Farina concede il rigore per un contatto tra Inzaghi e Tramezzani. Le proteste atalantine riguardano la generosità del fischietto, ma Rivaldo, che si piazza davanti a Taibi, non è Pirlo, che fa sempre centro, e il rigore si stampa sul palo. Il Milan, che torna in campo nella ripresa con Thomaston per Seedorf, aumenta la convinzione, nonostante la traversa colpita da Rui Costa. La classe rossonera cerca di rimediare agli sbarioni dei suoi professori. L'Atalanta ha consumato molta benzina, cala leggermente, cercando di conservare il margine di vantaggio, ma rinunciando ad attaccare. Così i fuoriclasse rossoneri fanno capolino da dietro la lavagna. Ancora non salgono in cattedra, ma svolgono un'altra pagina del compito rimonta, con Thomason dirigente in saccare, anche se forse da posizione dubbia. Non accetta un voto negativo in pagella la squadra di Ancelotti, non ci sta Inzaghi, che su lungo lancio di Rui Costa pareggia con imperioso diagonale. Il pari però non serve ad agganciare la vetta della classifica, né l'Atalanta si sgancia dalla zona delicata del fondo. Il Milan mostra un carattere da elogiare, i neroazzurri salute fisica e tecnica da mantenere. Questione di stimoli. La regina ne ha da vendere, la Juve, alzi la mano chi non è d'accordo, ha invece la testa all'Old Trafford. Dopo lo scudetto numero 27 c'è un appuntamento con la leggenda che strizza l'occhio, quella accoppiata magica che manca ancora al palmarès della signora. Lippi sa che non può rischiare, non se lo perdonerebbe mai, e inventa, lui che è uno specialista della materia, l'ennesimo turnover. Questa volta un turnover per così dire a tappeto. 8 titolari, 8 a casa. In campo Buffon e Montero, Camoranesi vice Nedved. Davids e Zambrotta in panchina, ribalta per Matteo Paro, 20 anni appena compiuti, al suo debutto in campionato. Juve 2 o Juve 3 se preferite. Quali indicazioni per Lippi? Ma le indicazioni sono le solite, hanno messo nelle gambe 90 minuti chi ne aveva bisogno, l'unico che ha giocato mercoledì sera e ha fatto 90 minuti è stato Montero, e gli altri hanno lavorato in funzione di migliorare la loro condizione. Questione di stimoli, la regina ne ha da vendere, la Juve 2 o la Juve 3 se preferite, no, e tuttavia è partita vera. Capitan Conte scaccia sospetti a futura memoria. Ma è inevitabile che comunque la regina avesse stimoli maggiori, no? Rispetto a noi, perché erano tre punti fondamentali per la salvezza. Da parte nostra c'è stata comunque la voglia di fare bene, comunque è stato un buon test, ripeto, sempre in vista dell'avvicinarsi alla partita di finale di Champions League. La Juve è la Juve e Davide Di Michele, lo Spiri Gonzalez in maglia amaranto, decide di regalarsi un sabato a colori. L'assaggio prima, il pasto completo dopo. Conclusione di Bonazzoli, Buffone respinge come può, facile il piatto destro del furetto di Guidoni. Camoranesi non è Nedved, ma questo lo si sapeva già. Di Vai e Zalageta non pungono, Zenoni corre sopra e sotto ma senza punti di riferimento, tutto facile per i calabresi, se non fosse per una perla del solito Belardi. Iranek inventa un retropassaggio azzardato, il portiere Amaranto ce la mette tutta per evitare l'angolo, ma riesce nell'impresa comica di offrire un pallone d'oro a Zalageta. 1-1, ma sarebbe calcio d'angolo, tutto da rifare. La curva chiama, Di Michele risponde, Buffon non ci sta, poi è la traversa a salvare il portiere bianco-nero. E la Juve? Eccola la signora in vista del riposo. Zalageta e Camoranesi non ci credono, Vargas ci mette una pezza. Riprese, dopo 2 minuti Buffon chiede il cambio, neanche il tempo di prenderci gusto che Chimenti è già battuto. Angolo di Nakamura, stacco vincente di Bonazzoli, per lui sesto centro in maglia amaranto. De Cagni, sabato 90 minuti e potrebbero anche non bastare. La regina a Bologna, l'Atalanta a Roma, contro quella squadra che in fin dei conti vi ha inguagliato. Pensiamo intanto a fare la nostra partita, pensiamo al nostro risultato, poi vedremo la classifica e se ci sarà la necessità di uno spareggio siamo pronti anche a quello. Cristian Vieri, prestanza fisica, grande determinazione e un sinistro micidiale. Zingaro del gol, Vieri, dopo aver cambiato 8 squadre in altrettante stagioni, si ferma all'Inter e per 6 campionati rappresenta la principale bocca di fuoco nerazzurra. 143 presenze e 103 gol. Spesso limitato dai ripetuti infortuni, Bobogol nella stagione 2002-2003 stabilisce anche un altro record, diventando l'unico giocatore del calcio moderno ad aver vinto la classifica marcatori della Serie A con un numero di gol superiore a quello delle presenze. 24 reti in 23 partite, con una media di 1,04 gol a partita. A
alla vigilia del campionato i tifosi nerazzurri vogliono dimenticare al più presto Ronaldo e Vieri si carica subito la squadra sulle spalle. Il primo gol alla prima giornata contro il Torino. Vedere per credere, l'assist del francese migliore in campo al Bobo Nazionale, che con questa rete da tre punti può ritornare a sorridere. La giornata successiva, Vieri ruba la scena con un gol spettacolare. Lancio di 50 metri di Materazzi e diagonale al volo di destro che lascia impietrito il portiere della Regina. Alla terza giornata, Vieri si conferma in grandissima forma. Il Chievo, con Marazzina, prova a mettere paura all'Inter a San Siro. Ma dopo un quarto d'ora Vieri ristabilisce l'equilibrio chiedendo il triangolo a Recoba prima di battere Lupatelli con un piatto sinistro. I due si organizzano e finalizzano così. Pareggio quindi di Vieri dopo 15 minuti. Vieri che va a segno per la terza volta consecutiva in questo campionato. Il raddoppio dal dischetto. Vieri prima si procura il rigore e poi trasforma dagli 11 metri. Quinto gol alla quinta giornata nel derby d'Italia. È il più rocambolesco della stagione. In presa diretta il pareggio sembra frutto della discesa di Toldo, ma la Moviola mostra poi il tocco decisivo del numero 32 nerazzurro. Un gioco da ragazzi, il sesto gol. Cross di Crespo e stacco solissimo al limite dell'area piccola. Pagliuca può solo raccogliere il pallone in fondo alla rete. Non possiamo parlare di spettacolo, perché l'Inter non ha... De spettacolo niente, però de grinta, voglia e carattere sì. Altrettanto semplice il settimo gol che apre le marcature nella trasferta di Como. Contro cross di Emre e il tocco sotto porta di Vieri non lascia scampo a Brunner. Vieri si conferma implacabile anche alla nona giornata. Realizza l'ottavo gol e manda al tappeto l'Udinese. Due giornate di stop e alla dodicesima Vieri torna su medie incredibili, travolgendo il Brescia con un eccezionale poker e raggiungendo quota 12. Verticalizzazione, un invito a nozze per Vieri che aggredisce lo spazio e si invola. 1-0. Spunta nel mucchio la testa di Vieri ed è 2-0. C'è Vieri puntuale al colpo di testa. Serini sfiora soltanto 3-0. Crespo tenta la conclusione, viene fuori un assist per Vieri che colpisce sporco e mette fuori causa Serini. 39esimo. Arriva a dicembre e il numero 32 nerazzurro è nuovamente vittima di un infortunio rimediato in Champions che lo costringe a riposo forzato, distrazione del bicipite femorale sinistro. Quando torna in campo però torna ad essere il solito bomber devastante. Alla 17esima giornata, il 18 gennaio, Vieri fa 13 dal dischetto, siglando la rete della bandiera nel 4-1 rimediato a Perugia. Per recuperare il tempo perduto, la giornata successiva Vieri mette a segno l'unica tripletta stagionale. Due gol, ribadendo in rete da due passi e un colpo di testa a mezzo metro dalla linea di porta. La giornata successiva Vieri apre le marcature col Torino e sale a quota 17. Battistuta e Vieri in aria, la palla non viene toccata da Battistuta, questo tocco di Mezzano, Vieri è lì, il gol dell'1-0, il gol numero 17 del centravanti in questo campionato, numero 98 in A. Chi ama le reti spettacolari storce un po' la bocca, ma per vedere un Eurogol basta attendere la giornata successiva quando a San Siro arriva la Regina. C'è la storia di un guerriero, il migliore, che fa centro con regolarità impressionante e imprime tale forza e bellezza al suo tiro che questa rete resterà tra le più belle della stagione, anche se non è ancora la numero 100 in Serie A. Il 19esimo gol alla 21esima giornata contro il Chievo. Alla 22esima giornata la seconda doppietta stagionale. Vieri, nonostante la presenza di Battistuta, continua a far reparto da solo e dopo aver disorientato i centrali del Piacenza, infila il portiere dal limite con un interno destro sul primo palo. Il raddoppio è un rigore in movimento grazie al tocco smarcante di Battistuta. Gli acciacchi si fanno sentire e Vieri torna a fermarsi. Il 15 marzo torna al gol con una doppietta, salendo a quota 23 dopo 25 giornate. Un imperioso stacco di testa e dopo aver sbagliato un rigore, una nuova incornata in mischia, sulla quale Ferron non può nulla.
Avevo talmente fretta di battere che non ho nemmeno preso in corsa. Infatti ho schiacciato il pallone e mi sono fatto male anche la caviglia. L'ultimo gol il 6 aprile nello spettacolare 3-3 con la Roma. Contropiede dell'Inter con Di Biagio che va a pescare proprio Vieri nel corridoio, guadagna qualche centimetro sulla corsa ad Aldair, importante per il pareggio di Vieri al settimo minuto, l'1-1, il 24esimo gol in 21 partite per il giocatore dell'Inter. Il campionato di Vieri però finisce qui, perché in Champions League rimedia un nuovo grave infortunio: distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Per la settima volta in 10 stagioni, il capocannoniere della Serie A si ferma a quota 24 gol. Nel caso di Vieri però rimane il rammarico per gli infortuni. Con queste medie, chissà dove sarebbe potuto arrivare Bobo Gol. Il Lecce batte l'Ancona, lo aggancia a quota 57 punti e torna al successo interno che mancava da 55 giorni in una sfida sofferta giocata in 10 uomini nei 26 minuti conclusivi. Al 12esimo Lecce in vantaggio, Cevanton su punizione disegna una traiettoria tesa e perfida, colpisce con la nuca Maltagliati che precede Giacomazzi e manda nella propria porta. Rivediamo l'autorete di Maltagliati che ha portato in vantaggio il Lecce. Lecce che, galvanizzato dal vantaggio, ci prova con Piangerelli. Si fa vedere l'Ancona sugli sviluppi di un angolo, abruzzese anticipa Maini e consegna la palla a Rossi. Due minuti dopo Perovic ha un'ottima chance ma si coordina male e spreca. L'Ancona affronta la ripresa con maggiore aggressività rispetto al primo tempo. Al sesto minuto Perovic pareggia con un micidiale sinistro in mischia. Cevanton, ammonito per simulazione, ha un gesto di stizza, era diffidato, secondo giallo ed espulsione. L'uruguaiano ha una crisi di nervi, si dispera e piange. I nuovi ingressi vivacizzano la partita. Boginov impegna Scarpi, Ganz, Generoso, Rossi. Al quarantesimo il Lecce in 10 trova il gol partita con un altro entrato di vicino che estrae dal suo repertorio un numero a sensazione e prenota una camera con vista sulla Serie A. Tra Verona e Sampdoria finisce 0-0 al termine di una gara che solo nel primo tempo è stata giocata senza troppi tatticismi. Il Verona sfiora il gol già al sesto quando il tiro di Ada Hilton supera Turci ma si stampa sul palo. 10 minuti dopo è cossato a mancare di un soffio lo specchio della porta. La replica della Sampdoria arriva al 23esimo, insidioso il rasoterra di Rabito. Bravo, Pegolo a deviarlo in angolo. Al 37esimo ancora Ada Hilton dal limite, Turci è ben piazzato. Sul fronte opposto Bazzani alla palla buona, Pegolo si distende. Il primo tempo finisce con l'ennesimo batti e ribatti tra Ada Hilton e il portiere Doriano. La ripresa comincia con il Verona ancora in avanti, al settimo italiano da 30 metri impegna Turci che devia in angolo. È però l'unica emozione di tutto il secondo tempo. Dopo infatti le due squadre decidono per una sostanziale non belligeranza fino al fischio finale di Nucini che dà al Verona il punto che gli basta per la matematica salvezza. Si sapeva che sarebbe stata una partita delicata, molto tattica tra Siena e Verona, soprattutto all'inizio, data l'altissima posta in palio. Per i bianconeri la matematica certezza dell'A ad un passo, ma anche per il Verona ricerca di punti tranquillità ed anche di una posizione più consona al suo blasone. Confronto spigoloso in particolare a centrocampo. Questa rete annullata agli ospiti costituisce comunque un grosso brivido per i senesi che rabbiosamente di reazione costruiscono varie palle gol con Cavallo, Ping, a cui deve porre rimedio con affanno la difesa dei veneti. Sul finale di tempo contestazioni bianconere per atterramento di Taddei in area, ma per il signor Palmieri di Cosenza è tutto regolare.
Alla ripresa delle ostilità per il centro senese più avanzato e d'assetto scaligero conseguenzialmente più corto, anche Cossato e da Hilton, pur pericolosi nella prima parte della gara, costretti ad arretrare. Siena che spinge sull'acceleratore, vicini alla rete Tiribocchi, Rubino, Taddei, ma abbordate bianconere che si infrangono sull'ordinato Verona votato al pareggio. E pareggio è stretto stretto per il Siena, generoso per gli ospiti. La squadra di Papadopoulos, Serie A certa, rimandata soltanto per quanto riguarda la matematica, per quella di Malesani un punticino piccolo piccolo, ma che può sempre essere utile. Un passo verso la Serie A per l'Ancona, un piede verso la C1 per il Genoa. E questo il verdetto del Del Conero, con i marchigiani che hanno superato il Genoa per 1-0 con una rete segnata da Maini al nono della ripresa, schiacciando di testa in rete un cross dalla sinistra effettuato da Tarana. Gara non bella tra due squadre pressate da opposti obiettivi, ma è stata sicuramente l'Ancona a fare e gestire la partita con maggior convinzione, con un gioco più convincente e soprattutto senza mai perdere calma e concentrazione per tutti i 96 minuti di gioco. Il Genoa ha cercato di ripartire ogni volta che è stata attaccata, ma nel primo tempo ha avuto troppe difficoltà per avvicinarsi alla porta difesa da Scarpi. I liguri sono apparsi più convinti e concentrati dopo essere passati in svantaggio, ma l'Ancona è stata capace in quel momento di fermare i rifornimenti alle punte liguri. Il risultato è giusto, non fa una grinza, e per l'Ancona, come detto, si avvicina sempre di più la Serie A.